Abbiamo deciso di partecipare a questo tavolo perché sappiamo che le difficoltà che vivono le imprese oggi, anche in Lombardia, sono notevoli e dovevamo per forza, ci sentivamo in dovere di andare incontro a quelle che erano le necessità espresse dagli imprenditori, perché impresa vuol dire lavoro e vuol dire fondamentalmente che la società può progredire e può garantire un minimo di benessere e di stabilità alle persone, soprattutto visto anche il momento. Questo chiaramente va in controtendenza rispetto a ciò che succede a Roma, dove pare che il governo spesso si dimentichi che esistono delle imprese, si dimentichi che esistono i lavoratori e viaggia su altri livelli dove queste persone, e imprenditori e lavoratori, non vengono considerati, vengono un po' abbandonati a se stessi. Ripeto, noi abbiamo scelto di sederci al tavolo, abbiamo condiviso la parola fiducia. L'idea fiducia nei confronti delle imprese del territorio lombardo, siamo riusciti anche ad inserire tutta la parte, a condividere più che inserire, tutta la parte innovativa riservata alla fase dei controlli. Ci sono degli aumenti di risorse per gli enti che possono controllare, ma molto più importante c'è la possibilità per una volta di coordinarsi tra gli enti che devono controllare attraverso un sistema informatico e quindi evitare di far perdere tempo alle imprese sui controlli documentali, poterli fare da remoto ed uscire su quello che veramente conta nei controlli, ovvero la parte del processo produttivo, quella che può causare davvero delle difficoltà in termini di sicurezza dei cittadini e dell'ambiente. Quindi per noi questo era importante. Abbiamo chiesto e stamattina abbiamo ottenuto di inserire nelle finalità una parte importante relativa all'internazionalizzazione. Sappiamo benissimo che molte delle aziende che oggi hanno resistito alla crisi sono quelle che hanno la metà o più della metà del fatturato che va verso l'estero e quindi noi dobbiamo aiutare anche quelle che oggi non sono in queste condizioni a fare scouting, andare sui mercati internazionali e a proporre quelle che sono le proprie eccellenze produttive o le proprie capacità imprenditoriali in termini di servizi. Quindi per noi era fondamentale. Un altro elemento centrale che abbiamo condiviso è quello riferito alla liquidità, quindi abbiamo sentito accesso al credito, abbiamo sentito le agevolazioni fiscali. Nell'accesso al credito per noi era importante sottolineare il fatto che va bene l'accesso al credito e il sostegno a chi fa innovazione, ma rendiamoci conto che non c'è solo il futuro. Oggi ci sono delle difficoltà di aziende che sono sane, che possono produrre, che hanno ordinativi, che hanno dei problemi notevoli di liquidità dovuto al sistema alla questione legata al credit crunch e al sistema della ristretta del credito delle banche. Noi siamo convinti che Regione Lombardia possa dare una mano a queste aziende a risollevarsi, perché ripetiamo, non sono aziende decotte. Sono aziende che sono in grado di dare un contributo notevole al sistema economico lombardo, ma vivono un momento di difficoltà legato alla stretta creditizia. Quindi per noi è importante la visione del futuro e quindi un sistema economico che sia stabile e che sia in grado di garantire un futuro anche sostenibile al nostro territorio, ma anche dobbiamo garantire quello che sono le problematiche del presente, garantire la possibilità di futuro a chi oggi è in grado di fare impresa. Quindi questi sono gli elementi che ci hanno convinto a stare al tavolo e noi abbiamo condiviso il percorso fino ad oggi. Un ultimo passaggio sulla moneta complementare, noi l'abbiamo condivisa e chiaramente non deve essere un elemento, non è l'elemento principale di questa legge, di questo progetto di legge, è comunque un elemento importante e innovativo. Noi è anni co come movimento studiamo questo elemento, in altre parti non solo d'Italia ma anche d'Europa è stato sperimentato con ottimi risultati, è un elemento che si va ad aggiungere agli altri strumenti che può aiutare le imprese, soprattutto del settore commerciale, a fare dei passi in avanti e a resistere a una situazione di crisi.